Allora noi non vi imponiamo una soddisfazione che non può essere vostra se non è sentita, ma vi diciamo di elevare il vostro pensiero a qualcosa di diverso da quello che è il continuo ripetersi di eventi e di porre la vostra attenzione su cosa quegli eventi scaturiscono in voi. Vi stiamo dicendo di riprendere la vostra convinzione di essere degli individui spirituali in grado di connettersi con il proprio essere e di rimanere collegati con se stessi, senza la paura di dover andare dove non credete di poter andare. Allora ogni volta che incontrate qualcuno che non vi è simpatico, sappiate percepire quella persona per ciò che è e non per come voi vorreste che fosse. Siate in grado di sorridere dentro di voi anche di quelle situazioni che vi sembrano più brutte per voi e siate in grado di trasmettere poi questo sorriso a chi vi è accanto, a chi vi è vicino, perché ce n'è bisogno e ce n'è bisogno per tutti voi. Sappiate mantenervi su quell'onda che dite essere lontana, ma che non è affatto lontana. Dipende da voi. È una vostra scelta. Siete voi a decidere chi e cosa essere e come divenire all'interno della vostra esistenza. Le vostre lamentele giungono al vostro essere come un boomerang nevrotico che si scaglia contro rocce e scalfigge anche le più dure. Questo ve lo diciamo per farvi capire che il vostro essere è lontano, sì, dal vostro pensare, ma non è assente alla vostra persona attuale ed è dunque in grado di recepire come vi muovete ora. Allora sappiate avere amore per voi stessi, sappiate accogliere nella vostra vita gli eventi come fossero dei fiori, come fossero degli alimenti di cui si nutre il vostro spirito. Sappiate accogliere ciò che vi raggiunge, perché è esattamente ciò di cui avete bisogno per potervi risvegliare. E questo non perché voi non siate abbastanza svegli, ma perché ognuno di voi sa che in realtà il proprio essere è ancora un po' appesantito da quelle situazioni che non sono in grado di uscire dalla vostra vita in maniera serena. Allora tutto ciò che vi si impone come un qualcosa di violento è un qualcosa che vi blocca e che blocca la vostra energia migliore, in quanto non riesce a scorrere tutta l'essenza che fa parte di voi. Quando vi soffermate troppo su un particolare, fate male a voi stessi perché vi state concentrando su un qualcosa che non è una totalità, ma è una piccola parte di un elemento troppo grande per poter essere rinchiuso in quel particolare. Allora mantenete sempre il quadro generale delle vostre situazioni e siate sereni anche con chi non fa come voi.